Ragazzi, ma che giornata è stata? Ma che giornata è stata, ragazzi? Abbiamo scritto, è stata scritta una pagina di storia, una delle più incredibili della storia veramente delle Olimpiadi invernali, dello sport italiano in generale. È stata scritta una pagina di storia pazzesca da parte di questi due ragazzi che oggi hanno affrontato anche la tensione, hanno affrontato le difficoltà, hanno affrontato dei momenti difficili nella sfida contro la Norvegia, eppure ne sono usciti, eppure ne sono venuti a capo, eppure alla fine se la sono portata a casa loro questa medaglia d'oro, che parte da lontanissimo e che veramente adesso ripaga anche di tutta la crescita che hanno fatto questi ragazzi nel torneo olimpico e di tutti i sacrifici anche che hanno fatto per arrivare quassù e per avere un poco di notorietà, un poco di visibilità, perché alla fine questi atleti si fanno veramente un mazzo così e alla fine non è che sono ricompensati più di tanto se non in queste occasioni straordinarie. E anche oggi sono stati glaciali, glaciali in tutto e per tutto, perché hanno fatto i loro errori oggi. Erano partiti sotto, ma poi veramente siamo venuti fuori, come sempre, con la nostra mentalità, con la loro mentalità, con la loro freddezza. Hanno affrontato la partita con una concentrazione straordinaria. Non si sono distratti un secondo e anche oggi veramente hanno letto la partita una o due mosse prima rispetto agli avversari. Veramente, quando abbiamo rubato quella mano da tre, addirittura da 3 punti, e la bocciata finale di Costantini dopo che lei veramente aveva sbagliato all'inizio. Sono tantissime le istantanee, le immagini bellissime di questo trionfo, che è un trionfo totale, perché il torneo olimpico gli azzurri non l'hanno vinto, l'hanno cannibalizzato, l'hanno stradominato, 11 vittorie su 11. Mai nessuno poteva veramente pensare che questi due ragazzi partiti inizialmente comunque in punto di piedi, partiti in silenzio, partiti all'oscuro, che hanno sfruttato anche della visibilità di cominciare il loro torneo prima dell'inizio reale, poi delle Olimpiadi, dell'inizio ufficiale delle Olimpiadi, e che veramente sono arrivati ad un traguardo incredibile. L'hanno festeggiato proprio con quella consapevolezza di chi sa di aver raggiunto una maturità eccezionale. Non è stato neanche un festeggiamento, diciamo, incredibile da parte di questi due ragazzi, perché ormai avevano talmente una consapevolezza, talmente una sicurezza anche nei propri mezzi, che quasi non era più sorprendente ottenere un certo tipo di risultati, ottenere un certo tipo di riscontri. Veramente giù il cappello, inchiniamoci di fronte a questi due ragazzi eccezionali che hanno dato visibilità a questo sport, che si sono presi la ribalta in questi giorni, e speriamo che domani si prendano anche la prima pagina sulla Gazzetta, perché se la meritano tutta, ragazzi, che veramente se la meritano tutta. Se la meritano tutta per come hanno interpretato questi giorni, per la dedizione che ci hanno messo. E Amos Moser, poi la sua Olimpiade non la finisce qua, perché c'è la prova squadre con l'Italia maschile che si è qualificata a differenza di quella femminile. E beh, Amos Moser è una pedina fondamentale della nostra formazione. Quindi attenzione anche al torneo maschile, perché soprattutto sì, magari ci arriverà con più stanchezza, ma anche con un'euforia, con un entusiasmo eccezionale a Amos Moser. Veramente oggi il tiro bellissimo poi è stato quello da parte di Costantini, che
stata eccezionale proprio quando ha messo quella terza stone nel terzo, nel quarto end, mi sembra nel quarto end, che poi quell'end da una rubata da tre che poi ha veramente indirizzato definitivamente la partita dalla nostra parte. E poi veramente come l'abbiamo chiusa alla fine, proprio con quella freddezza, con quel focus che ci ha sempre contraddistinto in questi giorni. Sembrava già un sogno arrivare alle semifinali, figurarsi arrivare fin quassù, in vetta al mondo, in vetta all'Olimpo. E in vetta all'Olimpo per poco non ci è arrivato Federico Pellegrino, è ancora separato, diciamo, l'Olimpo da Johannes Clavo, che ancora una volta si è messo nel mezzo, però Checco Pellegrino anche oggi ha fatto un qualcosa di fenomenale, ha fatto un capolavoro tattico anche oggi, perché sin dai quarti di finale, in cui ha condotto la gara con grandissima sicurezza, poi in semifinale, dove proprio ha bruciato Clavo in volata, ne ha bruciati altri tre, ha buttato fuori Shanawat, togliendosi un avversario comunque molto pericoloso per la finale, e poi in finale sono rimasti lui e Clavo alla fine fra i principali pericoli, diciamo. E veramente sono stati eccezionali tutti e due, però se Clavo, sai, ha una marcia in più, Pellegrino non ha il talento cristallino che ha Clavo, ma è veramente perfetto nel preparare le gare e nello studiare tutte le volte la tattica di gara in maniera ineccepibile. Poi anche le gambe per metterla in pratica, perché poi quelle non possono mancare. Però veramente lui a livello di preparazione della gara è un fuoriclasse assoluto, e anche oggi veramente lo ha dimostrato. È stato bravo alla fine anche Davide Graz, che comunque si è qualificato per i quarti di finale, non era assolutamente preventivabile alla fine, quindi insomma anche da quel punto di vista non è arrivato assolutamente un cattivo risultato, ecco, da parte di Davide Graz. Per il resto, insomma, De Fabiani un po' al di sotto delle aspettative, perché insomma, De Fabiani ce l'aspettavamo quantomeno ai quarti di finale, e sarebbe stata forse anche una sprint adatta alle sue caratteristiche, visto che il percorso era piuttosto lungo. Femminile, alla fine in tre hanno passato il taglio. Si possono ritenere soddisfatte, visto qual è il momento anche dello sci di fondo femminile, non certo ai massimi storici. È arrivato anche un bel legno oggi, un bel legno nei denti, perché poi tutto non può essere bello florido, per qualche, diciamo, sensazione è tornata indietro a Sochi, quando ottenemmo un record spropositato di medaglie di legno, di quarti posti. Dammo quasi doppia cifra a Sochi a livello di quarti posti, e oggi è arrivato il primo della nostra Olimpiade con Capitan Fish. Purtroppo lui, Roland Fischnaller, non credo potesse fare di più. Io penso che abbia dato tutto Roland Fischnaller, c'era poco da fare, cioè anche Carl era superiore rispetto a lui. Non poteva, secondo me, riuscire a fare qualcosa in più, ecco, Roland Fischnaller, ma penso che abbia dato il 100% di quello che aveva quest'oggi. È stato bravo, secondo me. Perché a 41 anni arrivare così competitivi ad un'Olimpiade, bisogna veramente essere eccezionale, insomma. Certo, lui alle Olimpiadi non ha mai ottenuto una medaglia, sarebbe stato bello ottenerla oggi. Non è girata dal verso giusto,
Capitan Fish dice di poter arrivare anche a Milano Cortina da luce da aspettarsi di tutto. Quindi chi lo sa, insomma, se continua a essere così competitivo a 41 anni, magari anche a 45 arriva ad allietarci nell'Olimpiade di casa di Milano Cortina, no? Poi per il resto, tra la Hochner che comunque aveva di fronte la Ledecká che ha vinto ancora un titolo olimpico, sono due di fila, e attenzione perché poi Ledecká avrà anche sia la discesa sia il Super G. Attenzione, Ester Ledecká, perché quando arrivano le Olimpiadi la cieca si trasforma e quindi insomma anche gli altri poi non sono riusciti a fare qualcosa in più. Felicetti, purtroppo anche lui è uscito agli ottavi, così come Bagozza, però insomma non è che ci si potesse aspettare qualche cosina di più, ecco, da parte di questi ragazzi che magari potevano piazzare l'exploit, però insomma non partivamo diciamo tra favoriti numeri uno, ma partivamo un po' in seconda fila, ecco, nello slalom gigante parallelo. Come partivamo in seconda fila alla fine nel biathlon, non partivamo con delle ambizioni concrete di medaglia. Dominic Windisch ha messo in evidenza una grandissima condizione, è stato molto bravo Dominic che ha concluso 14°, peraltro sono punti importanti perché adesso fra sprint e inseguimento lui può ottenere altri punticini preziosi che lo possono portare poi alla qualificazione per la partenza in linea. Stato bravo, semplicemente oggi poi la differenza rispetto ai primi era piuttosto evidente. Smalls che è stato bravo perché ha trovato lo zero, ma non ha trovato la vittoria perché ha trovato un Fillon Maillet devastante sugli sci, anche più incisivo di Johannes Bo che è arrivato terzo, a parità di errori. Fillon Maillet e Johannes Bo, ma Fillon Maillet sta vivendo la sua stagione migliore in carriera. E veramente anche oggi ha dato la testimonianza di essere assolutamente in questo momento l'atleta da battere e che può partire per vincere l'oro in tutte le gare in questo momento il fuoriclasse francese. E gli altri italiani, Bormolini ha sbagliato troppo, idem Biona, anche da Luca Soffer ci si aspettava forse qualche cosina in più, sono arrivati due errori, ha messo in evidenza anche una condizione sugli sci diversa rispetto a quella di Windisch. C'è da dire anche che Hofer ha avuto tanti problemi nel preparare questa stagione. Di conseguenza, insomma, vediamo che insomma, Luca Hofer è un po' in difficoltà sugli sci dall'inizio, ecco, di questa stagione. Non è riuscito mai a trovare la quadra definitiva, o comunque non è riuscito mai a tornare il Luca Sofer dell'anno scorso, soprattutto nella tappa di Oberhof l'anno scorso quando vinse, era il miglior Luca Sofer di sempre. Quest'anno purtroppo non lo si è rivisto, ma soprattutto per i problemi di natura fisica che ha avuto, i problemi con il Covid anche che ha avuto e che non gli hanno permesso di preparare al meglio questa stagione. È difficile aspettarsi qualche medaglia da parte del biathlon al maschile. Poi mai dire mai, lo sappiamo, è imprevedibile soprattutto il biathlon. Può succedere di tutto. È difficile aspettarsi dal maschile, difficilissimo direi. Non è semplice neanche dal femminile, devo dire, perché Vittozzi ha i problemi che sappiamo. Virer comunque non è la miglior Virer della carriera. Vediamo che cosa uscirà fuori. Comunque, appunto, possiamo cercare di giocarsi le nostre carte. Non sono in questo momento tantissime fish, però ci proviamo. Per il resto, che cosa è successo? C'è stato lo sci alpino e lo Super G deludente, ma insomma, anche lì dipende anche quali erano le aspettative. Per esempio, il mio direttore Federico Militelli è stato molto duro nei confronti del Super G maschile, ma con che aspettative ci ponevamo di fronte al Super G, visto che comunque Marsaglia il suo miglior risultato in questa stagione è stato il quarto posto in discesa in Canada. Paris in questa stagione in Super G non ha toccato palla,
Innerhofer poco, poco niente, a parte quel quarto posto anche lui, in Val Gardena se non erro. Per il resto il Super G non è che abbiamo ottenuto tutti questi risultati in questa stagione, quindi che, sì, la gara è andata particolarmente male, ma difficilmente anche si poteva sperare in qualcosa di meglio, anche perché i protagonisti delle altre compagini su tutti Marco Odermatt non mi sembra abbiano brillato. Certo, poi Mathias Maier, l'ho detto ieri, è un animale da Olimpiadi lui. E quello non va neanche preso in considerazione come, diciamo, termometro. Idem, comunque, è stato bravissimo anche Kilde, nonostante forse ci si aspettasse anche qualche cosina di più da parte del norvegese. E poi Cochran Seagold è stato bravissimo, però anche lì è una sorpresa fino a un certo punto, sì, perché questa stagione non era andata benissimo, però poi anche e soprattutto nella scorsa stagione andava fortissimo, c'era un periodo veramente dove andava veramente fortissimo in velocità, e oggi è stato bravo, diciamo, a mettere a posto tutti i pezzi, ecco. Comunque, insomma, più che altro la delusione più grande forse è stata Innerhofer, sì, che è uscito un'altra volta. Non sono state sicuramente Olimpiadi positive, però poi per il resto non si può rimpiangere tanto. O meglio, la critica principale la si fa alla Fisi, perché la gestione fra Marsaglia e Kass è stato un caso che alla fine è veramente sfociato in qualcosa di vergognoso, di ridicolo, come ha detto lo stesso Marsaglia. La Fisi deve dare spiegazioni e deve far piazza pulita di fronte a coloro che sono i responsabili di ciò che è successo. Non si può accettare assolutamente il fatto che ci siano stati soltanto 7 posti per le Olimpiadi, perché è stata una falla, è stato soprattutto un non conoscere il regolamento per non usufruire di tutti i posti, e poi in secondo ordine la gestione del caso Kass, che è partito in sordina e in maniera nascosta per le Olimpiadi, dimostra l'inadeguatezza anche di certi dirigenti, come proprio la richiesta che è stata fatta a Marsaglia addirittura di fingersi malato per far correre casse, è stata una cosa veramente che lasciamo perdere. Tocchiamo veramente il fondo. Non dilunghiamoci troppo in questo argomento, ma chi di dovere dovrebbe riflettere, vista che la figura è stata veramente inaccettabile, veramente molto molto evitabile, ecco. Penserei questo. E insomma, ragazzi, fatemi sapere un po' nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E domani c'è Michela Mojoli, quindi le speranze di medaglia sono ancora piuttosto alte, ma soprattutto vinciamo medaglie tutti i giorni. Anche oggi ne abbiamo 22 e la giornata comunque è andata complessivamente bene. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.